Ricordiamo tutti che il mese di maggio è dedicato alla Beata Vergine Maria. È un bellissimo mese che ognuno di noi dobbiamo avvicinarci alla Beata Vergine Maria per tenere la grazia da lei, che è molto importante della nostra vita. Il cammino perfetto di fede della Beata Vergine Maria. Oggi parlerò del cammino perfetto di fede di Maria e di come lei è un esempio per il nostro cammino. Ci possiamo credere come era la fede di Maria e come era la Chiesa è citato. Vediamo che l'autore della lettera ai Ebrei dice: chi è la fede significa credere a Dio, alla sua parola, alla sua autorità, alla verità che egli rivela, ma anche fidarsi, codere, dare il cuore senza alcun dubbio nella sua bontà, del suo amore infinito, del suo essere e di operare sempre per il suo bene. Certamente la Madonna è stata assolutamente perfetta in quasi ciascuno di questi particolari dimensioni della fede della quale parla l'Apostolo. La Santa Maria ci insegna a essere completamente disponibile alla volontà divina, anche quando è misteriosa. Proprio per questo è maestra di fede. Tutti conosciamo molto bene il racconto dell'Annunciazione. Sappiamo che Maria disse all'angelo: come verrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti copre con la sua ombra. Perciò con lui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Luca 1:34. Quale è la sua risposta? Ecco, io sono la serva del Signore, posso essere fatto di me secondo la tua parola. Detto in altre parole, Maria con la fede adotta e intelligente si affida a Dio, alla parola, al suo messaggio, anche se difficile da comprendere. Sa che lui non la abbandona e perciò unicamente si affida e si affida. Giustamente, quindi, i Santi Padri ritengono che Maria non fu strumento ben solamente passivo nella mano di Dio, ma che compirò alla salvezza dell'uomo con libera fede e obbedienza. Infatti, come dice Sant'Irineo, essa con la sua obbedienza divenne causa di salvezza per sé e per tutti il genere umano. Per cui non pochi antichi padri
nella loro predicazione volentieri affermano con Ireneo che il nudo della disobbedienza di Eva ha avuto la sua soluzione con l'obbedienza di Maria, ciò che la Vergine Eva nega con la sua incredulità, la Vergine Maria sostiene con la sua fede. Lumen Gentium, numero 56. Anche il nostro cammino di fede è costituito da diverse difficoltà che ci rendono difficile la comprensione del motivo di ciò che accade. Così Maria non poteva comprendere tutto il segno di Dio, ma lo meditava, conservando nel cuore la sua parola, la parola del suo figlio che lei segue con amore fino al momento supremo da massimo dono fino alla croce. La nostra strada, anche la nostra. Con tutto questo, è evidentemente la testimonianza di fede perfetta della Vergine Maria. Allora, rifletti oggi sulla tua conoscenza della verità. Sei in grado di acconsentire alla volontà di Dio e alle verità di Dio senza comprendere completamente? Ti fidi di Dio più di quanto ti affida nella tua ragione umana? Sei disposto ad andare avanti nella vita per fede piuttosto che per la tua limitata ragione umana? Soddisfatti di imitare la pura conoscenza della fede della Vergine Maria. Conosceva la verità perché era detto nel suo cuore. E mentre ascoltava, acconsenti e abbraccia la santa volontà di Dio. Dobbiamo fare lo stesso nella nostra vita. Conclude con questa bellissima preghiera. Signore, desidero confidare in te con tutta la mia mente, cuore, anima e forza. Aiutami a sentirti sempre parlare e la rispondere con la completa fede e generosità. Signore, possa io meditare la fede perfetta di tua madre, pregando sempre con lei. Avvenga di me secondo la tua parola. Maria, prega per noi. Gesù, io confido in te. Ave Maria. Ave Maria.